Highlights Krasnodar Paris Saint-Germain, abbiamo visto una punizione di Birikov parata ad Uglai, la risposta su questo testo dalla grande distanza di Rui Fed controllato da Sheremet, palla vicinissima alla traversa. Il Krasnodar passa in vantaggio a metà a primo tempo, la combinazione Posmachny-Birikov che da due passi anticipa Uglai e porta in vantaggio il Krasnodar 1-0 a metà primo tempo. I russi vanno in vantaggio anche nella terza delle tre partite del girone di consolazione, con la grande possibilità di arrivare al nono posto. Secondo tempo, ancora loro due, Posmachny-Birikov, il calcio di rigore per il fallo di Sulpis Timoteh e la possibilità di andare dal dischetto per la formazione russa, il fallo ai danni di Posmachny, dal dischetto Chubenko contro Uglai, rete 2-0, il Krasnodar si porta sulla 2-0, un risultato che di fatto lo mette al riparo da eventuali brutte sorprese in ottica nono posto. Ci prova col piede Uglai ma non riesce ad arrivare, il PSG ha una reazione d'orgoglio, Gomis per Elamak, sinistro niente male dalla distanza sotto la traversa, battuto Sheremet 2-1, il primo gol subito da Krasnodar in questa seconda fase di torneo, una delle difese più forti della manifestazione quella dei russi, un bellissimo gol però di Elanak, il terzo dopo i due segnati venerdì contro United e Corinthians. Ci prova ancora pericolosamente il Krasnodar andare su punizione, Uglai con qualche problema ma riesce a bloccare il pallone. Vediamo la punizione di raso terra che viene bloccata in tre o quattro tempi da Uglai, un'occasione finale per il PSG, e la NAC per Pietra, arriva su di lui e con la punta del piede Sheremet devia in calcio d'angolo, bell'intervento di Sheremet con il piede sinistro. Ancora PSG pericoloso con Sulpis Timoteh, prova il sinistro direttamente sul fondo, faceva buona guardia Sheremet, non ci saranno altre occasioni per la formazione francese, finisce 2-1 per il Krasnodar, nono posto, undicesimo invece il PSG.